Buonasera e ben ritrovati. Riapriamo la nostra piazza elezioni in vista delle elezioni del prossimo 4 marzo. È la prima di quattro puntate in cui conosceremo le 16 liste che si presenteranno in Toscana e quindi anche nel territorio di Arezzo. Io saluto Piero Franchini, che buonasera. Voce del popolo, buonasera. Vox voce Populi, del popolo. Ci aiuterà a fare le domande del... Ecco. Io dirò, senza che nessuno me ne voglia, certo. Ciò che la gente dice, che mi dice. Tu sei a contatto col pubblico. Io sono a contatto col pubblico. Il tuo negozio, i tuoi negozi, quindi hai così la percezione, no, dei temi che sono sentiti dalle persone. Allora andiamo a conoscere le prime quattro liste di questa sera. Cominciamo da Francesco Lucacci, candidato nel collegio plurinominale del Senato per Fratelli d'Italia. Buonasera. Buonasera. E poi Eugenio Palazzini, candidato al collegio plurinominale Camera per Casa Pound. Buonasera. Buonasera. E poi abbiamo Giuseppe Mazzoli, candidato al collegio uninominale, plurinominale della Camera per Sinistra Rivoluzionaria. E infine Marco Perduca, candidato al collegio plurinominale Senato per Più Europa. Buonasera, buonasera. E benvenuti a tutti. Allora, cominciamo subito. Io partirei da Francesco Lucacci. Di quali istanze maggiormente da portare in Parlamento ha bisogno questo territorio, e se, visto anche insomma i meccanismi parlamentari ormai conosciuti, quanto sarà complicato in caso di elezione, no, portare a casa certe tematiche? Sicuramente la reintroduzione di una quota proporzionale fa sì che, oltre a eventualmente ai programmi di coalizione per quei partiti, quelle liste che si presentano appunto in coalizione, ogni partito abbia delle proprie comunque istanze che sono proprie, peculiari, e che quindi intenderà nel corso della legislatura inserire nell'arco di quelle che sono le scelte politiche, oltre a quello che può essere il programma di coalizione che è stato condiviso. Per quanto riguarda chiaramente Fratelli d'Italia, uno dei punti che è maggiormente sentito dal partito e che è valido anche per questo territorio è sicuramente il fatto di una grandissima campagna per incentivare la natalità e per assicurare alle persone, le famiglie che vogliono avere appunto figli, la possibilità di averne con una maggior assistenza da parte dello Stato per quelli che sono gli asili, le scuole materne, cioè asili nido, scuole materne e tutto ciò che può consentire con serenità e con maggior tranquillità alle famiglie di avere una famiglia numerosa. Una nazione che non ha un tasso di natalità sufficiente è una nazione che tende a invecchiare e tende a perdere quelle che sono le spinte innovative, le spinte alla crescita. E poi diciamo, dà anche la possibilità a coloro che intendono farci continuare a invadere dagli immigrati di sostenere come giustificazione il fatto che, siccome non abbiamo un tasso di natalità sufficiente, abbiamo bisogno di immigrati. È molto meglio spendere i soldi per fare in modo che gli italiani riprendano a fare figli. Perduca, migranti, famiglia, su questi temi, Più Europa come si pone? Intanto Più Europa nel nome ha il programma. Noi vogliamo aprire quanto più possibile l'Italia alle esperienze dei paesi vicini e soprattutto al rispetto delle regole che l'Europa non ci impone ma ci propone per innalzare i diritti civili, politici, la tutela dei lavoratori, la tutela dell'ambiente, la tutela del territorio e il mercato, cercando di far appunto innalzare gli standard da una parte ma includere chi oggi rimane fuori e, se possibile, farci essere presenti in maniera competitiva su mercati molto importanti. La nostra regione in modo particolare vive di esportazione di prodotti di qualità con grande tasso di innovazione e ha tra i principali mercati paesi europei, sicuramente la Germania, la Francia, il Regno Unito e naturalmente anche gli Stati Uniti. Dall'altra parte ci fa importare, se così si può dire, turismo, perché, turisti, perché abbiamo bellezze dal punto di vista paesaggistico e culturale che ci invidia tutto il mondo. Allo stesso tempo però mettere al centro l'Europa di un programma politico vuol dire parlare di fatti e non di percezioni. L'Italia non è al centro di nessuna invasione da parte dei migranti, anzi negli ultimi anni, in maniera anche molto sensibile rispetto, per esempio, l'anno scorso,
con l'anno precedente sono diminuiti gli sbarchi. Questa non è necessariamente una buona notizia, ma i numeri ci dicono che 45.000 persone in meno rispetto all'anno precedente sono arrivate. E si tratta di persone che vanno a compensare questo decremento demografico che noi stiamo subendo da ormai decenni e non dall'anno scorso. E lo fanno cercando di contribuire a migliorare la loro vita da una parte e migliorare la nostra da quest'altra. Quindi noi, per quanto riguarda, se dovessimo rimanere sul tema degli immigrati, proponiamo una riforma della legge Bossi-Fini che favorizzi la regolarizzazione della presenza di queste persone, in particolare di quelli che da anni già qui sono e lavorano spesso a nero, sia per far emergere situazioni di illegalità, sia per contribuire da tutti i punti di vista a una comunità che ormai ne si nutre anche di queste presenze. Tra l'altro la Toscana, tra tutte le regioni italiane, ha una delle migliori politiche di distribuzione degli immigrati sul territorio. Piccoli nuclei sparsi un po' dappertutto che non portano a casa loro 35 euro al giorno, ma li ridistribuiscono sul territorio perché i servizi di accoglienza vengono gestiti dagli italiani. Per quanto riguarda la famiglia, poi, diciamo, essendo questo un paese che ha nel 25% dei casi oltre 65 anni, ecco, starei attento a concentrarmi troppo su quelli che non ci sono, perché si corre il rischio di dimenticarsi di quelli che ancora non ci sono, chiedo scusa, perché si corre il rischio di dimenticarsi di quelli che ci sono. Sono tanti, hanno bisogno di grande attenzione, servizi sociali e cure parcellizzate sulle necessità delle persone di una certa età. Da sempre Emma Bonino, i radicali sono attenti ai diritti alla salute delle persone, in particolare anche di quelli che stanno alla fine della loro vita. Ecco, occorre investire in tutto ciò perché solo guardando al futuro si possono fare gli interessi di chi c'è oggi e ha dei problemi. Vedevo che Eugenio Palazzini scuoteva il capo ogni tanto, non so se ho visto bene, su alcune posizioni, e quindi sentiamo Casa Pound. Chiaramente noi abbiamo una posizione completamente diversa su tutti questi temi citati adesso da Più Europa, ma è ovviamente legittimo un dibattito su questo tema, innanzitutto su quello dell'immigrazione. Noi abbiamo un'idea ben precisa, ovvero riteniamo che sia necessario un blocco immediato dell'immigrazione. I dati citati prima da Più Europa in realtà non sono del tutto corretti, perché Frontex ha appena smentito il Viminale sui nuovi sbarchi. Poi in realtà c'è una discussione tra Frontex e migranti, cioè tra Frontex e Viminale, cioè tra agenzia europea e Stato italiano. In realtà la questione però è molto più ampia. Non è tanto un'emergenza migranti, un'invasione di migranti, c'è un problema di sfruttamento dell'immigrazione e di un problema irrisolto. Noi siamo appena tornati da 3 viaggi in Siria, dove sfido chiunque, andando in Siria, a chiedere a un siriano se vuole venire oggi in Italia o in Europa, e vi risponderà che assolutamente no, vuole rimanere nella propria terra e vivere nella propria terra. Per questo noi riteniamo che sia importante aiutare direttamente queste popolazioni a casa loro, con progetti mirati nelle scuole, negli ospedali, nella cooperazione allo sviluppo e attraverso anche interventi diretti dello Stato per aiutare le aziende italiane che vogliono investire in questi paesi. Non è possibile fare blocchi navali, perché i blocchi navali sono assolutamente inefficaci. Dobbiamo andare all'origine del problema, aiutare queste popolazioni direttamente a casa loro. Questa è la questione migrazione, che si può fermare in questo senso intervenendo direttamente in questi paesi di provenienza. C'è un problema poi di sicurezza sociale che è percepito da tutti. Siamo in una città dove realisticamente chiunque la vive può andare nel quartiere di Saione, può andare a Pionta, può andare purtroppo in diverse periferie che fino a pochi anni fa non avevano problemi di sicurezza, per accorgersi che c'è un problema anche con i centri di accoglienza. Abbiamo fatto un servizio recentemente sugli autobus TM per vedere come si comportano questi signori che teoricamente scappano dalla guerra, e su YouTube si può vedere benissimo. Andate a parlare con gli autisti TM, andate a parlare con i controllori, andate a parlare con le persone che frequentano questi autobus per capire
qual è la percezione di queste persone riguardo la sicurezza e riguardo la situazione migrazione. Per spostarsi poi sugli altri temi affrontati qui questo pomeriggio, in realtà dobbiamo tenere di conto anche della questione Unione Europea, che chiaramente ci crea un problema in questo momento. Per questo Casa Pound ha una proposta ovviamente diametralmente opposta a Più Europa, ovvero noi siamo per uscire dall'euro, uscire dall'Unione Europea, riaffermare una sovranità monetaria che in questo momento è assolutamente necessaria. Noi tutti gli anni versiamo 20 miliardi all'Unione Europea, ce ne tornano indietro 15, se tra l'altro questi 15 miliardi sono vincolati, quindi ne possiamo utilizzare ben pochi e 5 miliardi spariscono tutti gli anni verso l'Unione Europea, non si sa poi come vengono investiti. Il dato di fatto è che c'è un problema di sovranità monetaria ed un vincolo qui degli investimenti. L'Istituto Cattaneo la scorsa settimana... Siamo oltre 3 minuti, lo dico. Perfetto, okay. L'Istituto Cattaneo la scorsa settimana, poi affrontiamo gli altri temi, ha proprio sul Quotidiano Nazionale, quindi anche sulla Nazione, pubblicato un grafico con i sondaggi sui vari partiti e soprattutto la soglia di concretezza e di chiacchiera dei vari partiti. Ecco, noi siamo al primo posto per concretezza, gli altri di fatto affermano soltanto dei principi, così, che poi non vengono realizzati. Poi vi spiegherò perché abbiamo delle proposte concrete su tutti i temi. Andiamo da Sinistra Rivoluzionaria, intanto magari spendere due parole, ecco, sul perché, no, di questa presentazione, con quali finalità e magari, ecco, una risposta anche a queste argomentazioni, sì, che abbiamo sentito. Beh, la presentazione della nostra lista come Sinistra Rivoluzionaria, per una Sinistra Rivoluzionaria, Partito Comunista dei Lavoratori, noi ci presentiamo con un programma del tutto anticapitalista, perché questa è la nostra posizione, siamo anticapitalisti e quindi il principale problema per noi è la questione lavoro e lavoratori. E su questo il nostro programma è intriso di tutte queste questioni, sia sociali che economiche. La prima cosa fra tutte è la questione del debito pubblico, quindi noi siamo per la cancellazione del debito pubblico e degli 80 miliardi di euro che tutti gli anni andiamo a pagare di interessi, che gravano su pensioni, stipendi, scuola, sanità e servizi sociali. Quindi la cancellazione totale del debito pubblico con la nazionalizzazione delle banche sotto controllo sociale, perché solo sotto il controllo sociale la banca può tornare a fare il suo ruolo sociale e non il ruolo di rapina che ha compiuto in questi anni. Questo è il principale tema che a noi ci avvicina. Qualcuno dirà: ma questo vostro programma è incompatibile col sistema economico capitalista attuale. È vero, è incompatibile, ma io rovescio completamente la domanda e vi dico: questo sistema capitalista è completamente incompatibile con le ragioni dei lavoratori, dei pensionati, dei disoccupati e della povera gente. Questa è la realtà dei fatti. Per quanto riguarda la questione immigrazione, come al solito poi insomma si prende sempre, quando il dito indica la luna, l'imbecille guarda il dito, si sta sempre a caccia dei più disgraziati della società. Il problema dell'immigrazione è dovuto soprattutto al fatto che noi siamo da centinaia di anni in Africa. Si dice: aiutiamoli a casa loro. Benissimo, aiutiamoli a casa loro, non deprediamoli a casa loro come abbiamo fatto fino ad ora e continuiamo a fare tutt'oggi. Che ricordiamoci che ENI è la più grande società europea presente nei paesi africani e la terza compagnia a livello mondiale presente in Africa, e la maggior parte dei cittadini africani sono privi di corrente elettrica. Questi sono i problemi, per quello c'è l'immigrazione, perché ci sono le guerre, la fame, la desertificazione, tutto questo dovuto ai paesi europei, agli Stati Uniti d'America, alla Cina, all'India, che stanno sfruttando e portando via le risorse al continente. Questa è la questione. Sulla questione della famiglia io la ribalto completamente. Si parla tanto di questione di sicurezza, ecco, la famiglia ha bisogno di sicurezza, certamente, ha bisogno di sicurezza, ha bisogno di sicurezza di un lavoro certo, di un lavoro con uno stipendio adeguato e dignitoso, ha bisogno della scuola pubblica gratuita, ha bisogno della sanità pubblica gratuita, ha bisogno di una pensione non a 70 anni, ma a 60 al massimo, adeguata e dignitosa. Questo ha bisogno la famiglia. E se non si risolve in questo sistema non si cambia nulla. E tutto questo può essere attuato solamente in un modo, con un governo dei lavoratori.
Diego, con quale argomento volevi portare? Ma dunque, io ho sentito in questa prima fase, diciamo, delle cose molto interessanti, quindi applaudo a questi nostri ospiti, perché però ecco, quello che spesso sento, diciamo, e spesso la gente chiede, è che al di là delle enunciazioni, per dire che sono semplici e facili, ecco, però vorrei che qualcuno scendesse proprio sui particolari, e cioè vada a dire: come si fa a mettere in piedi un'azienda che possa assumere i dipendenti in questa nostra Italia piena di burocrazia, piena di cose che contrastano con tutto ciò che è necessario a un imprenditore per poter prendere? E quindi ecco, poi dopo chiaramente da tutto questo viene poi che chiaramente bisogna incentivare la famiglia, bisogna incentivare tutte quelle cose che sono necessarie, appunto lo studio, la sanità, eccetera, eccetera. Però io credo che una delle prime cose, che poi dopo le altre si susseguono, ecco, sia quella appunto di come creare i posti di lavoro. Perché sento che, per dire, c'è chi è contro appunto le proprietà, diciamo, private, quindi contro il capitalismo, però mi è sembrato che, per dire, con le cooperative non è che sia andata tanto bene, insomma, no, per dire, perché vedo che ci sono crisi anche lì. Ecco la domanda. Ci sono, ecco, quindi, ecco, la domanda è questa, appunto, io volevo capire, ecco, da ognuno di voi, per quanto riguarda il lavoro. Quindi concretamente come si creano i posti di lavoro? Sentiamo allora Perduca. Di lavoro è sempre stata un po' particolare, perché diciamo soltanto delle entità metafisiche riescono a creare. Di certo bisogna consentire agli italiani di poter diventare imprenditori, di investire dei soldi che hanno o che non hanno, perché in Italia purtroppo l'accesso al credito per quanto riguarda l'impresa è più peso di, probabilmente, del debito pubblico, che anche noi vogliamo, se non cancellare, e non capisco come si possa fare con il programma che ci è stato detto dagli amici comunisti, contenere, se non altro perché è l'unico contraltare per la crescita economica. L'Europa ancora una volta qui ci è alleata. Io non so come il povero Istituto Cattaneo, probabilmente vanno mandati a fare una girata da qualche parte, perché se la concretezza delle proposte che vengono messe al numero uno è quella di uscire dall'euro, poveri noi. L'Europa ha dei fondi dedicati all'imprenditoria giovanile, all'imprenditoria femminile e soprattutto all'imprenditoria ad alto tasso di innovazione. La nostra regione ha fortunatamente 3 poli universitari che possono essere sfruttati come risorsa per l'innovazione. Purtroppo siamo divisi in 2 collegi, nella parte che ci interessa nel sud della Toscana abbiamo quello di Siena, per esempio, e che consente l'accesso anche al microcredito per le cosiddette start-up, in cui piccoli gruppi di persone, anche 2 persone, che hanno un'idea, chiamiamola geniale, possono avere accesso ai finanziamenti e portarle avanti. Allo stesso tempo, e fortunatamente il governo ha sbloccato negli ultimi mesi una situazione che si protraeva per molto tempo, se noi non cabliamo tutta l'Italia, cioè non consentiamo a tutti i piccoli e medi imprenditori di essere presenti con internet in qualità, diciamo, tale per cui ci si possa lavorare, sia per farci pubblicità, sia per coordinare attività anche all'estero, di certo non si va da nessuna parte. Ultima cosa è cercare di capire quanto il proprio prodotto, sia di beni o servizi, in effetti possa trovare delle sinergie anche in altri paesi d'Europa, perché ormai questo è diventato un mercato di 500 miliardi di persone. Ecco, in 500 miliardi di persone possibili acquirenti sicuramente c'è più possibilità di fare impresa che non prima. Ciò non toglie che anche il privato sociale sicuramente è un qualcosa da tenere di conto e da aiutare. E se col costo del lavoro che c'è in Italia bisogna ancora fare molti passi per diminuire la pressione fiscale sugli imprenditori. Una risposta secca: il Jobs Act è da rivedere? Il Jobs Act è da rifinanziare. Rifinanziare, perfetto. Andiamo da Francesco Lucacci. Io quando sento questi discorsi, per carità di Dio, ripenso a quello che faccio nella vita. Mi occupo, essendo un avvocato, di diritto civile e di assistenza anche a piccole aziende, microaziende. Sì, è vero, ci sono dei fondi per le microaziende, ma il problema è che quando poi la gente si rivolge al sistema bancario, oggi come oggi il sistema bancario dà i soldi soltanto a chi i soldi già ce l'ha, rincorre quegli imprenditori che in teoria non hanno bisogno, un grosso bisogno di finanziamento, ma chiude le porte in maniera continuativa a piccolissime aziende che magari richiedono 10, 20 mila, 30 mila euro
per, diciamo, assestare la propria crescita, perché si chiedono garanti, poi uno porta il garante ma il garante non è un familiare, poi si chiedono le garanzie, poi si chiedono le controgaranzie, poi si perde tempo. I finanziamenti, quando, se veramente si vuol dare una spinta per quello che può essere un aiuto all'imprenditoria, va sicuramente agevolato l'accesso al credito. Se poi si va in un discorso ancora più ampio su quella che è la pressione e del costo del lavoro, le nostre aziende sono competitive soltanto quando hanno, riescono ad esaltare le nostre eccellenze, dove siamo più bravi, dove riusciamo a fare un prodotto che gli altri non riescono a fare. Certo che se nelle altre produzioni poi ci ritroviamo ad avere una concorrenza sleale di paesi che non hanno un sistema economico come, soprattutto di protezione sociale come il nostro, e che quindi possono pagare i lavoratori un'infinitesima parte di quella che vengono pagati i nostri, è chiaro che tutti quei settori della manifattura che erano, diciamo così, non più competitivi vanno ad emigrare e vengono delocalizzati in paesi in cui di fatto c'è uno sfruttamento e in cui i prodotti poi ritornano qua a prezzi stracciati, mettendo fuori mercato i nostri produttori. Quindi bisogna stare attenti a dire, a parlare di Europa in termini liberistici spinti, senza comunque puntare i piedi e chiedere una protezione a quelli che sono i nostri prodotti, e soprattutto fare in modo che non si crei, per cercare di rincorrere un fittizio abbassamento del costo del lavoro, un'immigrazione che probabilmente è voluta da certi grossi gruppi industriali solamente per ridurre i salari agli operai italiani e creare, diciamo, quel metus, quel terrore, quella paura nel lavoratore di poter rivendicare aumenti salariali, perché se no si vede sottratto il lavoro in favore di qualcun altro. Ed ecco che qui ci si rinnessa sul discorso dell'immigrazione. Questa immigrazione va fermata, è un'immigrazione che serve soltanto a certi gruppi per fare in modo che il costo del lavoro sia calmierato. È inutile prenderci in giro. Questa è, c'è una guarda caso, favore di fondo di tutta una certa area di grande industria, eccetera, che vede in questa immigrazione il modo di trovare un abbassamento del costo del lavoro. E in ogni caso questo crea grandissima allarme sociale, grandissima difficoltà, perché queste persone vengono qua ma non si vogliono assolutamente integrare. Anche delle recenti ricerche che sono state, dei sondaggi che sono stati pubblicati, in particolare tra quelli che sono gli immigrati di religione musulmana, dimostrano che questa gente viene qua e non ha nessuna intenzione di integrarsi, nessuna intenzione di far parte delle nostre comunità e comunque sia di adeguarsi ai nostri usi e costumi. Coloro che non si vogliono adeguare se ne devono andare. E lo stesso, quindi, dobbiamo puntare, non come dice appunto il senatore Perduca, su quelli che ancora non ci sono, dobbiamo proprio puntare su quelli, perché soltanto con le nuove generazioni di italiani che potranno produrre e potranno essere il sostegno anche per le generazioni ormai anziane. Jobs Act da rivedere, da abolire o no? Jobs Act va assolutamente rivisto. Benissimo. Andiamo da Giuseppe Mazzoli, è anche il partito, no, comunista dei lavoratori, quindi il lavoro immagino sia al centro, no, del programma. E come si crea lavoro? Allora, il lavoro si crea distribuendo innanzitutto il lavoro che c'è fra tutti, diminuendo l'orario di lavoro e a parità di salario. Questo è importante, a parità di salario, distribuendolo fra tutti quelli che ci sono. Ripeto, queste sono delle formule che solo un governo dei lavoratori può fare. Nessun altro può attuare queste riforme nel modo più assoluto. Bisogna cancellare tutte le leggi di precarizzazione, a cominciare dal pacchetto Treu, che la sinistra ha avuto una grande responsabilità. La sinistra di governo, compresa all'epoca Rifondazione Comunista, che ora sta dentro a Potere al Popolo, ha avuto grosse responsabilità in questo, perché hanno votato il pacchetto Treu, che è quello che ha aperto la porta a questa precarizzazione del mondo del lavoro. La legge Biagi, poi con il governo Berlusconi, e a finire il Job Act fatto dal governo Renzi. Questi hanno portato alla precarizzazione totale del mondo del lavoro, con migliaia di giovani che vivono una precarietà allucinante, un problema non solo di lavoro ma anche di futuro, di prospettive future, di pensionamento, eccetera eccetera. Quindi queste leggi vanno abrogate totalmente per poter rientrare in una situazione
di decoro per i cittadini e soprattutto per la giovane generazione, ma non solo per la giovane generazione, perché io che ho 57 anni me ne andrò in pensione a 67 anni. Questa è la vergogna. Bisogna ritornare alla pensione a 60 anni con tre, o al massimo con 35 anni di lavorativi. Questa è la questione lavoro in primis. Poi c'è la questione che ho sentito parlare della sovranità, dell'uscita dall'euro. Addirittura c'è chi ha raccolto le firme per l'uscita dall'euro, poi ora ha fatto retromarcia e ci ha raccontato e ci sta raccontando che invece loro pensano che l'Unione Europea sia la casa dell'Italia. Questo è stato detto dal candidato Di Maio del Movimento 5 Stelle. Questa è la situazione. La questione sovranista mi fa ridere, è una cosa ridicola, perché la questione non è il tipo di moneta. Non è qua come si chiama la moneta. Il problema fondamentale è chi gestisce questa moneta, chi ha il potere di questa moneta. E il potere di questa moneta attualmente ce l'ha il capitalismo, e che si chiama euro, che si chiama lira, che si chiama quello che vi pare, non cambia assolutamente nulla. Negli Stati Uniti d'America, che stampano moneta propria, o nella grande Inghilterra, che stampano moneta propria, non è che lì i lavoratori stanno meglio che in Italia, non è che lì i pensionati stanno meglio che in Italia, la situazione è la stessa. Il giochetto delle banche lo fanno lo stesso, perché anche quella, la questione delle banche, il microcredito, tutte queste cose qua, è il sistema capitalista che porta avanti questo sistema. Non è la messa in discussione del sistema capitalista. O rovesciamo questo o non si cambia assolutamente niente. Per quello noi siamo una sinistra rivoluzionaria, per questo motivo. Eugenio Palazzino. Partendo innanzitutto dalla questione Unione Europea, tengo a precisare che la nostra posizione rispetto all'uscita è assolutamente rassicurante, non viceversa. Non a caso tutti i paesi che sono fuori dall'Unione Europea, anche in Europa, crescono economicamente. L'Inghilterra, la Gran Bretagna tutta, quando ha attuato la Brexit, ha iniziato a crescere, non c'è nessun pericolo di questo tipo, anzi. La sovranità monetaria è fondamentale, perché attraverso la sovranità monetaria puoi decidere come finanziare le piccole e medie imprese, e chiaramente è legata alla nazionalizzazione della Banca d'Italia, è legata a Cassa Depositi e Prestiti, che se centralizzata, se statale, se pubblica, può direttamente finanziare il credito e soprattutto finanziare le piccole e medie imprese. È importante tenere di conto che sul lavoro, se non detassi in partenza chiunque vuole tentare di aprire un'azienda oggi in Italia, non puoi pensare che qualcuno addirittura azzardi mettersi in competizione con le imprese straniere che in questo momento stanno infestando il mercato italiano. La settimana scorsa, dati di Infocamere, il 9,6% da gennaio 2017 di aziende oggi in Italia, questi sono i dati di Infocamere, sono straniere. La gran parte di questo 9,6% sono provenienti da Marocco o da Cina, che stanno letteralmente comprando il mercato italiano. È ovvio che se non poniamo un vincolo, dei dazi seri, se non impediamo che Cina, Marocco, paesi africani, paesi asiatici, che inevitabilmente comprano oggi il comprabile in Italia perché le nostre aziende falliscono e le comprano per 2 lire. Oggi se voi andate anche ad Arezzo e chiedete a un bar di periferia se è disposto a vendere ai cinesi, vi risponderà probabilmente di sì. Perché? Perché non c'è nessun aiuto, nessuna sovvenzione statale, perché non controlliamo la nostra moneta, perché non stiamo aiutando minimamente le piccole e medie imprese e anche i giovani che vogliono fare impresa. Proprio per questo però il discorso è molto più ampio: non solo dobbiamo detassare, non solo dobbiamo anche detassare i redditi, perché ovvio in questo momento noi addirittura ci ritroviamo con chi va in televisione a parlare di flat tax. Peccato che dagli 8.000 euro annui in su di reddito gli italiani sono costretti a pagarci le tasse. Anche qui siamo alla follia, perché è ovvio che 8.000 euro all'anno si tratta di meno di 500 euro al mese. Non si può pensare di tassare chi guadagna 8.000 euro l'anno. Ovviamente dobbiamo, da questo punto di vista, aumentare il raggio fino ai 15.000 euro. Allo stesso modo abbiamo delle proposte concrete proprio per incentivare le giovani coppie a
fare figli, perché oggi in Italia siamo alla canna del gas dal punto di vista dei figli, che sono indispensabili per la crescita economica di questa nazione. La nostra proposta si chiama Reddito Nazionale di Natalità, prevede 500 euro al mese per ogni bambino nato da genitori italiani. Quando ci chiedono dove prendiamo questi soldi, rispondiamo immediatamente, perché noi spendiamo 4,8 miliardi per sostenere il sistema immigrazione tutto dell'accoglienza. Noi diciamo di togliere immediatamente questi soldi ai centri di accoglienza e investirli per i bambini italiani e per le giovani coppie. Allo stesso modo, la nostra proposta di legge del mutuo sociale, che è il diritto alla proprietà della casa, va in questa direzione, ovvero sostegno diretto da parte dell'ente del mutuo sociale alle famiglie che vogliono mettere su una casa, che non devono più passare da una banca, o se passano da una banca hanno la possibilità di riscattare questa casa soltanto con un quinto delle entrate familiari. Oggi chiaramente spesso la casa torna in mano alle banche se non rispettano questo vincolo vergognoso. Allora, andiamo su un altro tema di cui si è parlato l'ultima settimana, che è quello della sanità. Sono stati lanciati dai sindacati, anche dai giornali toscani, degli allarmi. Poi la ASL, diciamo, ha un po' smentito dicendo che questi tagli sul personale, se non ci saranno, se ci saranno, non ricadranno sui cittadini. Questo della sanità, delle liste d'attesa, di una sostanziale spinta, c'è chi dice, no, verso la sanità privata, è uno dei temi, insomma, maggiormente sentiti. Riparto da Giuseppe Mazzoli, se avete qualcosa nel programma in tema sanitario? Questo l'ho già detto anche prima, noi siamo per una sanità pubblica e gratuita. Bisogna cancellare tutti i sistemi di privatizzazione che sono stati fatti in questi anni, che gravano sulla povera gente, sui pensionati, sui lavoratori, con ticket altissimi. Moltissime persone attualmente non sono in grado di curarsi proprio per questo motivo, non hanno la possibilità di accedere alla diagnostica proprio per questo motivo, perché i ticket sono troppo alti e rinunciano alle cure, rinunciano alla diagnostica. Quindi bisogna ritornare a un sistema totalmente pubblico e gratuito, prima di tutto. La sanità in Italia non è solo in Toscana come in tutta Italia è disastrata proprio per questo motivo, perché noi paghiamo quei famosi 80 miliardi di euro sul debito pubblico, e da dove si prendono? Sempre dai soliti, si prendono dagli stipendi, come ho detto prima, dalle pensioni, dalla sanità e dalla scuola. Si taglia sempre sulla scuola, servizi sociali, eccetera, eccetera. Questo è avvenuto con governi di centrodestra e di centrosinistra, in piena continuità da questo punto di vista. Qui bisogna ritornare a un sistema pubblico. E come, appunto, siccome si ripete sempre la stessa storia, dove trovate le coperture pubbliche? Ve l'ho già detto prima, la cancellazione totale del debito. Bisogna farla finita. Noi in 20 anni abbiamo già pagato 1.800 miliardi solo di interessi. Solo di interessi abbiamo pagato. Ma come lo cancelliamo? Si cancella. Cioè così, un colpo di spugna. Allora, il debito pubblico è in mano alle banche. Va bene, la maggior parte del debito pubblico è in mano alle banche, che hanno speculato in questi anni. Altro che le banche, cosa hanno fatto in questi anni? Hanno aiutato forse la gente? Ma neanche per sogno. Hanno fatto speculazioni, grandissime speculazioni, e poi i soldi se li sono mangiati. Abbiamo l'esempio grandissimo, enorme in Toscana, Monte dei Paschi di Siena e Banca Etruria. Va bene, il Monte di Paschi di Siena l'altro giorno è venuto fuori, anche quest'anno, dopo tutti i miliardi presi dallo Stato, soldi nostri, hanno chiuso con 3 miliardi e mezzo di buco. Va bene, questa è la situazione. Dove li prendiamo? Si cancella il debito pubblico, va cancellato con un colpo di spugna, perché le banche vanno nazionalizzate in un'unica banca nazionale, sotto il controllo sociale, perché solo il controllo sociale è in grado di poter far sì che le banche diventano uno strumento di aiuto per le famiglie e non uno strumento di rapina come sono state fino ad oggi. Francesco Lucacci, sulla sanità, se anche a livello nazionale si può intervenire, anche se ovviamente la competenza regionale, anche su questo tema delle aree vaste, che anche in campo sanitario, insomma, abbiamo visto, no, quelli che sono stati gli effetti. Piccola nota, le banche, intanto cominciamo a fare una bella cosa, se ritorniamo a come era prima, separiamo le banche che devono tutelare i risparmiatori e i risparmi dalle banche di investimento, cioè le banche che devono fare la banca rispetto alle banche di investimento. Il grandissimo errore fu
consentire alle banche di fare tutto, e questo è stato l'inizio della fine del disastro. Poi bisognerebbe ritornare al fatto del divieto che nei consigli di amministrazione ci stiano spesso i debitori delle banche stesse, che è un'altra delle assurdità che è successa. Questo come piccola nota, che non è che non serve fare una nazionalizzazione di tutte le banche, bisognerebbe che le banche venissero gestite in maniera corretta, in maniera onesta e trasparente. Questo giusto perché mi sembrava un attimo importante, visto che poi mi sono anche impegnato sul fronte di Banca Etruria, eccetera, far presente questo aspetto. Tornando alla sanità, beh, insomma, questa è la prova provata che la famosa sanità toscana è un fallimento totale. Abbiamo più robot noi, se non ricordo male, dell'intera Francia, cioè una cosa incredibile. Di che cosa ce ne facciamo? E poi non abbiamo dobbiamo tagliare 45 milioni sul personale, quando attualmente il nostro personale con il contagocce non abbiamo il personale che servirebbe. Stiamo chiudendo punti nascita in Casentino, la sinistra chiude quando c'era anche una legge che poteva consentire di lasciarlo aperto perché era un punto disagiato, e costringiamo i casentinesi a fare le fughe fino ad Arezzo per poter partorire. Quindi il problema è che la regione toscana è stata amministrata in maniera folle dal PD e da chi ne è sodale, anche Libero Uguale, perché attualmente il signor Rossi non viene sfiduciato solo perché magari hanno paura di perdere la regione toscana. Questa sanità è stata appunto disastrata e gestita in maniera sconsiderata, quando avevamo la possibilità invece veramente di avere una sanità che poteva dare dei servizi alla gente. Cercare di creare sempre maggiori macro aree, ma di fatto non tagliando le figure dirigenziali e continuando a spendere milioni su milioni in figure dirigenziali invece che in servizi e in personale effettivo che deve dare i servizi alla gente, infermieri, medici, ebbene allora non arriveremo mai da nessuna parte, e questa sanità verrà sempre di più bersagliata da tagli continui. Ci vuole anche qui una gestione oculata, fatta da gente che sa cosa sta facendo. Eugenio Palazzini, sulla sanità. Guardi, noi innanzitutto siamo completamente d'accordo sul taglio del ticket, cioè per l'abolizione completa del ticket, e chiaramente siamo per una sanità pubblica e gratuita, incentivata dallo Stato sempre di più, che in questo momento ovviamente è lasciata a se stessa. Detto questo, è evidente che c'è un problema di gestione sia a livello toscano sia a livello nazionale, perché, tanto per fare un esempio, ci hanno bombardato con la questione dei vaccini, che noi riteniamo sacrosanti perché salvano ovviamente delle vite umane. C'è un problema però di chi produce questi vaccini, di chi mette sul mercato questi vaccini. È il caso appunto di lobby farmaceutiche, di multinazionali e di uno Stato che non controlla neppure la produzione di questi vaccini. Quindi noi siamo chiaramente per le vaccinazioni, ma siamo per un controllo da parte dello Stato delle vaccinazioni, e non soltanto. Tanto per fare un esempio, uno dei problemi principali che abbiamo oggi è proprio il reperire alcuni farmaci. In Italia è un problema anche farsi un'antitetanica. Provate a chiamare domani la USL, anzi la ASL, perché ormai sono aziende private, provate a chiamare la ASL domani mattina e prendete un appuntamento per farvi l'antitetanica. Anche lì c'è stata una campagna contro il tetano promossa in televisione e la radio, quando c'è stato un caso presunto di una bambina morta per tetano. Benissimo, allora dopo quella campagna tutti a correre a comprarsi, anzi a farsi la vaccinazione. Peccato che oggi, se voi chiamate un ospedale, vi danno appuntamento tra 3-4 mesi, lo stesso ospedale di Arezzo, per farvi un'antitetanica. Quindi dovete sperare che ci sia il farmacista che ha delle scorte, il medico di famiglia che ha delle scorte e vi fa l'antitetanica. Ora, qual è il problema? Perché questo avviene? Avviene perché lo Stato italiano compra dalla Francia il vaccino. Quindi noi non soltanto non stiamo attuando
quello che poi tra l'altro sarebbe previsto anche dalla nostra Costituzione, che da questo punto di vista chiaramente siamo è insindacabile. Siamo al tempo limite totale, sì. Noi addirittura non soltanto non applichiamo una sanità gratuita e pubblica per tutti, ma addirittura per quanto riguarda cose semplicissime come l'antitetanica ce ne andiamo a comprare il prodotto in Francia, quindi all'estero, non produciamo più. È una vergogna ovviamente. Perduca la sanità. La sanità è di competenza regionale e tra l'altro la sanità toscana è tra le migliori d'Italia, non lo dico perché io sostenga questo governo regionale, ma ci sono le classifiche che ogni anno lo certificano, quindi sicuramente altrove andrà meglio, salvo la prova del contrario che ancora non è arrivata. Io però, siccome qui abbiamo tutti una certa età, non è che mi vorrei dimenticare che fino a 25 anni fa in Italia era tutto pubblico di proprietà e di gestione, e siamo arrivati dove siamo arrivati proprio perché era tutto pubblico di proprietà e di gestione, e oggi si è privatizzato, diciamo, l'utile e si è socializzata la perdita, lasciandoci tra gli altri, come si dice, è stato detto giustamente, nelle parti apicali della gestione dell'ex pubblica, adesso parapubblico, le stesse persone che erano state piazzate dai partiti politici, di cui, diciamo, non se ne sente la mancanza dei partiti politici, ma si continuano a mettere sempre le stesse persone negli stessi posti. Allora, criteri di competenza sono alla base della riorganizzazione di qualsiasi servizio pubblico, e lo stesso servizio pubblico non deve essere di proprietà pubblica per funzionare, ma deve fare gli interessi degli utenti e dei consumatori, come tra l'altro le direttive europee ci impongono. In più, avendo noi una popolazione che cresce, i vostri giovani che nascono oggi lavoreranno fra 25 anni, si spera, quindi in questi 25 anni non si sa chi diamine mandi avanti questo paese, se allo stesso tempo le persone diventano sempre più vecchi e vanno tutti in pensione. I numeri cerchiamo di tenerli al centro del dibattito, perché tu puoi far nascere tanti figli oggi, ma per 25 anni non li sfrutterai mai per far mandare avanti un'economia. Oggi, proprio perché si invecchia, occorre riorganizzare un quarto della nostra offerta di sanità e disegnarlo sulle esigenze delle persone che non necessariamente hanno bisogno di medicine, che non necessariamente devono essere andate tutte all'ospedale e che non necessariamente hanno finito di contribuire con la loro azione lavorativa o sociale alla società stessa. Ecco, la rivoluzione qui, sono d'accordo, è strutturale, anzi radicale, ma non va nella direzione di ridare tutto allo Stato, va nella liberalizzazione anche di società che vengono da un altro paese. I cinesi e i marocchini naturalmente apriranno dei negozi, non apriranno delle aziende. Ecco, appunto, cioè, non mi pare che noi si debba temere la concorrenza del caffè a 80 centesimi. I cinesi aprono anche delle aziende. Sì, ma meno male, ma danno da lavorare a degli italiani, non danno da lavorare. Prato è una città che abbiamo qua vicino che è fallita perché hanno fatto crollare il tessile non soltanto a Prato, ma in tutta la Toscana, gli cinesi, quindi i settori crollano quando non c'è più competitività. No, è vero che grazie a dei regimi totalitari, nazi, fascisti, comunisti, per anni abbiamo avuto una grande manodopera gratuita in dove abitavano miliardi di persone. Adesso che si stanno guadagnando anche i loro diritti sociali, le cose stanno cambiando e vengono a investire da noi. Ma ben venga la gente che investe qua, perché deve rispettare le nostre leggi indipendentemente, cioè, da dove viene. L'azienda cinese che apre in Italia. L'importante è che apprendiamo faccia che siate a favore girare aziende cinesi i soldi in questo paese. Se Italo Treno diventa degli americani, l'importante è che il servizio sia di qualità. Perfetto. Come è oggi. Beh, dal nostro punto di vista invece l'asset strategico di Italo Treno deve rimanere italiano. Andiamo da Piero Franchini, un'altra domanda? Sì, l'altra domanda è questa, di cui la gente parla sempre, sono appunto degli stipendi e dei benefit, appunto dei vitalizi, appunto, che i parlamentari prendono e che sono notevoli, poi dopo tutto quello che è l'apparato, diciamo, intorno ai parlamentari, tutti stipendi da favole. Ecco, io vorrei sentire, perché di solito pochi parlano di questo, ecco, sentire appunto quali sono le vostre voci per sapere quando, se andrete lì, se chiederete appunto di diminuire questi stipendi, di abolire questi vitalizi e poi tutti questi benefit e tutte queste cose che vengano diminuiti per poter creare appunto degli utili da poter investire in altro modo. Ripartiamo da Marco Perduca. Stiamo parlando di 1000 persone, non so quanti soldi si vanno a risparmiare e investire altrove. Quando io sono stato parlamentare dal 2008 al 2013 abbiamo abolito i vitalizi. I vitalizi non esistono più da almeno 8 anni per i parlamentari. Abbiamo diminuito del 15% lo stipendio, chiamiamolo così, dei parlamentari.
Poi io sono perfettamente d'accordo che se avessimo riorganizzato la Costituzione in un certo modo e avessimo riorganizzato anche il sistema elettorale sia per la Camera che per il Senato, potevamo togliere il 25% dei deputati e il 25% dei senatori e avremmo mantenuto grande rappresentatività del Paese con minori numeri e minori costi. La Camera costa 1 miliardo, il Senato costa 500 milioni l'anno. 1,5 miliardi l'anno di costi che poi si assumono anche le pensioni di tutti quelli che ci sono stati prima, più di tanto non credo che si possano togliere, ma si potrebbe addirittura arrivare a dimezzare del 50% lo stipendio, ferma restando la notizia che vi do che non ci sono benefit che non siano il viaggiare in treno e in aereo sul territorio nazionale gratuitamente. Quindi diciamo, facciamo un'operazione di verità, questi sono gli stipendi. I pranzi a 4-5 euro, questa è mai, i pranzi, non so chi, dove le viene questa notizia, entrare in Senato, perché sì, sono stato senatore, ancora posso fare, e si va, vedrà che con 15 euro si mangia come si mangia in tutta Roma a pranzo con 15 euro. Quindi è più una cosa mistificata che reale. Le mense dei dipendenti, come tutte le mense dei dipendenti delle grosse fabbriche, hanno dei prezzi di tipo diverso, ma non si tratta dell'euro, 2 euro, sono dei prezzi da mensa, diciamo, aziendale. Ecco, visto che si parla molto del quantum prende proprio a livello di stipendio, visto c'è il tema dei 5 Stelle in questi giorni, della mancata restituzione, potrebbe essere ridotto il quantum? Intanto sì. Dicevo prima, si può dimezzare tranquillamente, non c'è assolutamente problema, rimarrebbero diciamo un 5.000 euro netti, che comunque sono il doppio, ma perché c'è gente che paga le tasse perché gliele tolgono alla fonte senza alcun tipo di problema. Ricordiamoci che se uno non va in Parlamento non viene pagato per quando è assente, quindi come tutti gli stipendi ci sono, composti da varie voci di spesa, sicuramente ci sono dei costi che possono essere tolti. All'interno di queste dotazioni c'è anche lo stipendio per gli assistenti parlamentari, i collaboratori, quindi insomma, diciamo, è sicuramente alto, le responsabilità diciamo sarebbero altrettanto all'altezza di uno stipendio di una certa cifra, certo 10.000 euro in un'Italia che ancora resta abbastanza in crisi sono una cifra importante, non so quanto guadagni un dirigente d'azienda di piccola e media impresa, probabilmente guadagnerà la metà, ciò non toglie che le responsabilità magari sono diverse. Francesco Lucacci? Sicuramente le sperimentazioni vanno eliminate, bisogna continuare in quella che è stata una sorta di moralizzazione di questi che sono gli emolumenti parlamentari, certamente legarli sicuramente alla presenza, perché ci sono parlamentari con un tasso di assenza del 98%, indipendentemente non mi interessa se siano di sinistra, anzi se sono di destra ancora peggio, perché se fossero di centrodestra o di destra a maggior ragione mi farebbero rabbia, perché comunque sia chi viene eletto dovrebbe andare in Parlamento, ma a maggior ragione se poi si dedica totalmente la propria attività, il proprio tempo a quella che è l'attività politica come dovrebbe essere, chiaramente ci deve essere comunque un equo compenso. Quello che va veramente, chiaramente però evitando delle retribuzioni stratosferiche come lo sono state e lo sono ancora in parte adesso, soprattutto con certe parti che riguardavano appunto i collaboratori eccetera. Certamente però quello che va rivisto sono gli emolumenti di tutta una serie di funzionari e quadri di questo nostro Stato. Non è possibile che ci siano dei funzionari in Italia che guadagnano più del Presidente degli Stati Uniti d'America, cioè questo è un pochino una follia, pensioni che hanno un importo di decine di migliaia di euro al mese. È questo il grosso dello zoccolo duro che potrebbe generare comunque dei risparmi e dei fondi. Il dirigente dei fondi retti guadagna 3 volte il parlamentare. Ma non è stato eletto da nessuno. L'associazione privata. È un'associazione che fa quello che vuole. Qual è più importante delle due funzioni per la nazione, come la chiamate voi? Ovviamente il parlamentare. Il parlamentare. E guadagna un terzo del dirigente. Ma io infatti ho fatto una premessa e ho detto che il vero problema sono i funzionari, perché non è possibile che abbiamo dei funzionari pubblici che guadagnano più del Presidente degli Stati Uniti, che guadagna 400.000 dollari all'anno, che sono 350.000 euro, e poi prendono pensioni da
30.000 euro, 40.000 euro al mese? Cioè, voglio dire, queste sono le cose che vanno riviste. Più o meno se gli mi permette. Decine di persone. Più o meno gli stessi decine, tempi, sono un su po' questo più di 30 persone. Secondi perché è più avanti, no? Benissimo, tanto la questione è molto semplice. Cioè, chiaramente siamo per un taglionetto degli stipendi ai parlamentari, ma questo è evidente. Detto questo, secondo me, e su questo è l'unico punto in cui concordo con Più Europa, è semplicemente il fatto che stiamo parlando di fuffa nei confronti delle reali spese che ha in questo momento lo Stato italiano. Ok, benissimo, siamo per dimezzare gli stipendi ai parlamentari perché è vergognoso di fronte agli stipendi degli italiani che poi li votano, che in questo momento sono molto più bassi. Detto questo, o non ci sono addirittura perché c'è il 40% di disoccupazione giovanile, il 12% di disoccupazione generale, di fronte a questi dati è vergognoso che questi prendano queste cifre. Detto questo, poi ci sono ben altre spese che vanno tagliate, ovviamente. Sentiamo su questo anche Giuseppe Mazzoli e poi facciamo l'appello finale. Sì. Beh, considerando il fatto che dagli ultimi dati che abbiamo in mano, l'1% della società ha un reddito che è pari a 340 volte il reddito che ha il 20% della popolazione più povera. Già qui siamo in una dimensione allucinante e pensare agli stipendi che hanno i parlamentari veramente è raccapricciante la questione. Anche se il numero è limitato, se tutto quello che volete. Comunque, la nostra soluzione è molto semplice. Visto che noi siamo per un governo dei lavoratori, per noi un parlamentare deve percepire lo stipendio di un lavoratore, di un operaio. Punto e basta. Questa è la nostra, per niente, nel nostro statuto è previsto che se noi entrassimo in Parlamento, i nostri parlamentari eletti dovranno percepire uno stipendio pari a un operaio. Punto e basta. Questa è la cosa più semplice del mondo e più chiara. E allora andiamo con l'appello finale, ricominciamo dal giro iniziale. Francesco Lucacci, un minuto e mezzo circa, perché votare Fratelli d'Italia? Fratelli d'Italia rappresenta sicuramente in questo momento un partito di destra in grande crescita e che intende portare al centro tutta una serie di iniziative che possano veramente rilanciare la nostra nazione, il nostro paese, in modo tale che si possa guardare al futuro con grande interesse e soprattutto con un ritrovato amore verso la nostra nazione. Siamo stanchi di dover subire continue influenze e interferenze da parte di un'Europa che non è quell'Europa delle nazioni, l'Europa dei popoli che inizialmente era stata pensata, un'Europa che a un certo punto noi dovremo cercare o di cambiare oppure verificare veramente se sia il caso di andarcene e stare per conto nostro. Chi parlava di Europa quando ancora certa gente guardava la cortina di ferro, guarda caso, era la destra italiana e che parlava di appunto Europa dei popoli, Europa delle nazioni. Oggi invece a difendere l'Europa è una sinistra che è diventata una sinistra delle lobby, una sinistra dei potentati, una sinistra delle banche, una sinistra che è contro la gente e che non fa assolutamente gli interessi dei cittadini italiani in nulla e per nulla. Marco Perduca, perché votare Più Europa e se sono previste nuove proposte di liberalizzazione, magari tra i temi ovviamente a voi più cari da sempre. Più Europa fa parte del centro-sinistra e grazie alla figura di Emma Bonino, che è nel nome del nostro simbolo, si candida a arginare anche una disaffezione di chi vota centro-sinistra, ma vuole anche recuperare il sostegno di chi negli ultimi anni non si è più interessato di politica perché non trovava un'offerta che andasse nella direzione delle riforme liberali, strutturali, radicali che ancora oggi il nostro Paese ha bisogno. Più Europa vuol dire mettere al centro del dibattito politico i fatti e il migliore e più potente e ricco alleato che ci possa essere di 60 milioni italiani, cioè una comunità di mezzo miliardo di persone. Noi vogliamo più diritti, vogliamo più libertà, vogliamo più democrazia, vogliamo più scienza, più innovazione, vogliamo poterci dire cittadini di una parte del mondo che ha costituito nei secoli l'avanguardia culturale che ha portato questa parte
del pianeta a essere quella che è più ricca e con maggiore benessere. Non lo diciamo perché vogliamo che questo benessere rimanga tra di noi, ma vogliamo aiutare chi c'è d'intorno, a partire da chi è a sud del Mediterraneo o a est, a diventare sempre più come noi, non perché siamo perfetti, ma perché abbiamo lottato politicamente per guadagnare i diritti umani e le libertà civili che ci hanno fatto essere quello che siamo. Siamo anche quelli che hanno proposto delle leggi che già saranno all'attenzione della prossima legislatura, per quanto riguarda la legalizzazione dell'eutanasia, per quanto riguarda la legalizzazione di produzione, consumo e commercio di cannabis per tutti i fini, e infine per una riforma radicale delle politiche di immigrazione, la cosiddetta Bossi-Fini, perché anche noi siamo stati un popolo di emigrati e siamo riusciti a integrarci dove siamo andati, contribuendo in maniera sostanziale a quelle comunità. Un minuto per Casa Pound. Per riaffermare la nostra sovranità monetaria, la nostra sovranità energetica, la nostra sovranità economica, per bloccare immediatamente l'immigrazione, per bloccare la concorrenza sleale di aziende straniere oggi in Italia, per dare di nuovo un'identità forte alla nostra nazione e perché lo Stato si occupi finalmente dei propri figli, ovvero degli italiani, per mettere quindi al centro e prima di tutti gli italiani, quindi il nostro popolo, abbiamo un'unica possibilità il 4 marzo, è votare Casa Pound Italia, ovvero mandare in Parlamento una pattuglia di combattenti che si opponga nettamente a qualunque tipo di governo di coalizione, governo di inciucio, governo che di fatto è già stabilito da questa legge elettorale, che non porterà ad altro che a un procrastinarsi di quello che abbiamo già visto, cioè a un nulla totale che porterà l'Italia sempre più in basso. Abbiamo un'unica possibilità quindi di riscattarlo, il 4 marzo è votare per Casa Pound Italia. Due minuti finali, Giuseppe Mazzoli. Il capitalismo ha fallito dopo che 20 anni fa ci avevano raccontato che saremmo andati incontro a un'Europa di prosperità, di sicurezza, di tranquillità, una pace nel mondo. In realtà siamo tornati indietro di 70 anni con i diritti dei lavoratori che sono stati massacrati ovunque, non solo in Italia ma in Europa. Il capitalismo non ha più niente da dare, ha solo da togliere ai lavoratori e alle lavoratrici italiane. Quindi lui ha fallito e noi ci presentiamo con una lista anticapitalista, siamo l'unica lista che ha un programma anticapitalista. Ha fallito il riformismo di molta sinistra che ha sostenuto il riformismo ha fallito, l'abbiamo visto in questi anni, quella sinistra che ha sostenuto addirittura il governo Tsipras in Grecia, voglio dire, è stato un fallimento totale quando Tsipras poi si è inginocchiato di fronte alla Troica e ha massacrato il suo popolo, distruggendo pensioni, salari, sanità e tutto quello che c'era di pubblico e privatizzando ogni cosa. Quindi questo è il fallimento sia del capitalismo che del riformismo. L'unica soluzione è un governo dei lavoratori e questo lo può fare solamente il Partito Comunista dei Lavoratori e una sinistra rivoluzionaria. Visto che abbiamo 30 secondi ancora, quindi il motivo che non vi presentate con altre liste è questo qui, tutta certamente, questa frammentazione a sinistra. La frammentazione a sinistra è dovuta perché abbiamo fatto un bilancio sul passato degli altri e sul futuro. Il passato degli altri, liberi uguali, potere al popolo, sono stati sempre dentro a governi, hanno collaborato con i governi di centrosinistra che hanno massacrato i lavoratori a livello nazionale e anche a livello di amministrativo locale, sono sempre stati in collaborazione con il centro-sinistra e hanno massacrato appunto i lavoratori, pacchetto Treu, guerra nella ex Jugoslavia e via dicendo, questi partiti erano dentro quelle coalizioni lì. Piero, siamo arrivati alla fine di questa puntata, sì. Lo che hai preso appunti, sei fatto... sì. Beh, poi alla fine delle quattro puntate racconterò a chi appunto dice che devo fare delle domande e quindi spero che ci siano delle risposte esaudienti. Grazie a Francesco Lucacci per Fratelli d'Italia, Eugenio Palazzini Casa Pound, a Giuseppe Mazzoli per Sinistra Rivoluzionaria e Marco Perduca più Europa. Ci rivediamo giovedì alle 22 con un'altra puntata. Buona serata.